Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale con l'apertura che ci porta a Teramo, dove la ASL ha messo a punto un progetto pilota per fornire ai genitori le giuste informazioni scientifiche sulla vaccinazione ai bambini dai 5 agli 11 anni. Un gruppo di pediatri visiterà le scuole del territorio per rispondere alle domande delle famiglie. Intanto i dati sul Covid cominciano ad allarmare in provincia di Teramo. Attualmente i positivi sono 1954, di cui 30 5 ricoverati e 2 in terapia intensiva. Solo nella giornata odierna sono risultate positive 28 persone. Il punto con Tania Bonnici Castelli. La vaccinazione anti-Covid sui bambini dai 5 agli 11 anni in provincia di Teramo, iniziata il 16 dicembre scorso, va un po' a rilento. I genitori sono dubbiosi se far vaccinare o no i propri figli e tante sono le fake news che girano in rete e che confondono le idee. Per questo l'ASL di Teramo ha messo in campo un progetto pilota con l'ausilio di un pool di pediatri e in collaborazione con l'ufficio scolastico provinciale. Gli specialisti visiteranno le scuole del territorio per una corretta informazione e per spiegare direttamente ai genitori l'importanza della vaccinazione. Un progetto per rassicurare i genitori e spiegare loro i veri vantaggi del vaccino. I genitori, secondo me, devono più aver paura della malattia che non del vaccino. Il vaccino è stato ben testato, abbiamo ad oggi numeri importanti che provengono dall'esperienza americana e dall'esperienza israeliana, che dimostrano come su una popolazione di più di 3 milioni di bambini vaccinati e più di 7 milioni di dosi effettuate, gli effetti collaterali sono estremamente minimi. Intanto il Covid continua a far ammalare e tanto. In provincia di Teramo i dati cominciano ad allarmare. Solo oggi sono stati 28 i positivi, nell'ultima settimana 686. In totale i positivi al Covid sono 1954, di cui 35 ricoverati in ospedale e 2 in terapia intensiva. C'è preoccupazione, direttore, per tanti nuovi positivi? È ovvio che preoccupazione per i tanti positivi che abbiamo, preoccupazione per questa variante che si dice altamente contagiosa e temiamo che, ecco, ci saranno tanti positivi sul territorio, si possono avere anche delle ripercussioni a livello ospedaliero che possano compromettere le attività che oggi abbiamo fortunatamente ripreso. Abbiamo alzato l'asticella di guardia negli ospedali, abbiamo previsto gli eventuali scenari che possono verificarsi e speriamo di mantenere questo trend che oggi abbiamo. E poi questa grande festa per i bambini, per invitare anche i genitori a vaccinarli. E certo, il mondo dei bambini è un mondo che oggi comincia a essere anche preoccupante perché sono tanti che si contagiano e quindi dobbiamo pensare anche alla salute dei più piccoli, soprattutto facendo capire perché loro purtroppo sono bambini e non è che hanno la possibilità di decidere del loro futuro. La decisione spetta ai genitori, noi vogliamo interfacciarsi con loro per far capire loro le ragioni per cui è importante vaccinarsi. Cambiamo argomento e passiamo alla vicenda relativa alle elezioni provinciali annullate a Chieti. Con il ricorso al TAR, il centrodestra si oppone anche alla possibilità di ripetere giovedì le elezioni per 16 comuni. La decisione sarebbe stata presa 2 giorni fa con troppa fretta dal vicepresidente Arturo Scopino. Con Selenia Secondi abbiamo fatto il punto intervistando il segretario, provinciale del Partito Democratico. Vediamo. Per il centrodestra rifare le elezioni solo in alcuni comuni della provincia di Chieti falsificherebbe il risultato, cioè si andrebbe a votare di nuovo sapendo già chi ha vinto, ma non solo. Si conoscono anche chi sono i candidati consiglieri che hanno più preferenze, quindi sarebbero, secondo il centrodestra, troppe le informazioni che invaliderebbero, per così dire, le elezioni. Qual è la vostra posizione? La nostra posizione è che è accaduto un fatto che non ci aspettavamo, un fatto totalmente amministrativo della gestione del seggio, qui non ha una rilevanza politica, ma nulla di tutto questo siamo convinti possa inficiare le elezioni. Peraltro io faccio una precisazione, queste elezioni sono molto speciali rispetto alle altre perché sono 2 procedimenti amministrativi in uno. Con uno si elegge il candidato presidente e con uno si elegge il consiglio provinciale. Sul candidato presidente, quello che è emerso anche dalla dichiarazione rilasciata da stampa della stessa segretaria della provincia, si dice che la vittoria di Francesco Menna è netta. Non abbiamo il dato di questa informazione perché il verbale non è stato chiuso, come non può averlo neanche il centrodestra, quindi ragiona su supposizioni evidentemente.
che sono emersi da alcune loro interlocuzioni, ma la vittoria di Francesco Menna è risultata netta nonostante le schede contestate. Faccio un esempio molto pratico numerico. Sembra che in tutti i procedimenti amministrativi c'è la possibilità della prova dell'esistenza, cioè se modificato ciò che non funziona all'interno di quel procedimento, cambi o no l'assetto generale. Come si fa questa prova dell'esistenza? Aggiungendo i voti ad un candidato, i voti contestati, aggiungendoli all'altro, eliminandoli a entrambi. Se in tutti e tre i casi avvenisse come avverrà per Francesco Menna e stato eletto con ampia maggioranza indipendentemente da questo evento, questo è un dato netto, tant'è che io ho chiesto dal rappresentante di lista al segretario provinciale della provincia di procedere alla proclamazione di Francesco Menna presidente della provincia, su cui non ci sono dubbi. Sarebbe anche un altro punto che però il centrodestro contesta, cioè il poco tempo che ci sarebbe a disposizione, perché è stato fissato a giovedì come nuova data, è stata fissata, quindi proprio in extremis. Guardi, la campagna elettorale era stata chiusa, quindi tre giorni non cambia la campagna elettorale. Ecco, a meno che il centrodestra non abbia delle intenzioni non dette rispetto al cambiamento del voto già fatto, io non vedo perché un consigliere che ha già votato sabato debba avere settimane, mesi per votare di nuovo. Approvato in giunta il bilancio di previsione 2022-2024, il nuovo piano di rientro, stando alle prime voci, non avrà tagli ai servizi. Già da oggi il via all'iter per l'approvazione in consiglio regionale con la sessione bilancio. Vediamo. La giunta regionale ha approvato nella giornata di ieri il rendiconto finanziario della regione Abruzzo. Il bilancio, che non prevede alcun taglio ai servizi essenziali, mobilita circa 5 miliardi di euro, divisi tra diversi capitoli come sanità, istruzione, lavoro, sociale, agricoltura, sport, turismo e cultura. È comunque un bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, per cui ora inizia l'iter consiliare che dovrà dare il via libera definitivo entro la mezzanotte del 30 dicembre, ovvero il termine ultimo per evitare l'esercizio provvisorio. Nel dettaglio, il bilancio di previsione prevede una maggiorazione di oltre 17,5 milioni sulle rate annuali del piano di ammortamento di rientro del debito, portando nello specifico le quote annuali del disavanzo 2014 da 25,5 milioni a 34,2 milioni e le quote annuali del disavanzo 2015 da 4,4 milioni a 13,2 milioni di euro. Dei 5 miliardi gran parte verrà assorbito dal capitolo sanità, per mettere in condizione le ASL di lavorare bene. Aziende sanitarie locali che dovranno chiudere i bilanci, ma il debito complessivo si aggira intorno ai 100 milioni anche per effetto della pandemia. Raggiungere un risultato del genere in così poco tempo non era obiettivo facile, ma ce l'abbiamo messa tutta e per questo devo ringraziare l'intera macchina amministrativa del settore, afferma l'assessore regionale Guido Liris, ricordando come sul provvedimento abbia pesantemente inciso la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito l'illegittimità della decisione della regione di rientrare dal deficit finanziario in 20 anni anziché in 10. Una sentenza, continua Liris, che metterebbe in ginocchio qualsiasi regione, mentre grazie ad un confronto serrato proprio con la Corte dei Conti siamo riusciti a perfezionare un nuovo piano di rientro che ci consente di non lasciare debiti alle future generazioni. Proprio alla luce della sentenza, conclude l'assessore, ma anche a causa della riduzione dei trasferimenti di risorse da parte dello Stato e in virtù delle ingenti spese che si sono dovute affrontare per il contenimento della pandemia, la spesa regionale iscritta nel bilancio è stata sensibilmente contratta. L'assessore alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale ha illustrato le risultanze dell'avviso liquidità gestito da Abruzzo Sviluppo SPA a valere sul fondo microcredito FSE. Il servizio è di Paolo Renzetti. Un risultato importante, la dimostrazione che è una misura che ha funzionato, circa 8 milioni abbiamo messo in campo per finanziare quasi 600 aziende che hanno preso un contributo che va dai 5.000 ai 10.000, un finanziamento a interessi zero, quindi sicuramente importante perché ha aiutato tutte quelle piccole aziende, piccoli professionisti che non avevano possibilità di accedere al credito perché non potevano prestare
dare garanzia. Una misura che cercheremo di mettere in campo anche con il nuovo FSE, cercando di esaudire tutte le richieste, perché gli 8 milioni purtroppo non hanno permesso di soddisfare tutte le richieste aziendali. La Regione Abruzzo si è mosso da questo punto di vista, cercando di dare liquidità a tante aziende che stavano in difficoltà, soprattutto in questo momento di pandemia in cui l'emergenza sanitaria si è avuto ripercussioni anche a livello economico. Quindi abbiamo cercato di mettere in campo una serie di azioni, tra cui il microcredito. Avevamo un residuo appunto di 8 milioni e subito ci siamo attivati. Voglio ringraziare Abruzzo Sviluppo che ci ha supportato tecnicamente e che con pochissimo tempo, in circa 3 mesi, è riuscita a fare l'istruttoria, perché a volte la burocrazia rallenta, invece da questo punto di vista ho voluto una forte accelerazione. Devo dire che Abruzzo Sviluppo, nella figura del Presidente Cianciotta, ha dato un riscontro positivo anche dal punto di vista della velocità, del snellimento delle pratiche. Presidente, una risposta importante alle aziende, alle piccole aziende del territorio in un momento complicato. Una risposta che secondo me è anche un sinonimo di affidabilità, perché in 3 mesi, dalla chiusura dello sportello alla presentazione della graduatoria e alla liquidazione sui conti correnti, credo che sia quasi un record nazionale. Questo a conferma di quanto la struttura tecnica di Abruzzo Sviluppo non solo sia affidabile ma sia molto competente, e quindi ovviamente come Presidente non posso che essere orgoglioso, ma credo che tutti gli abruzzesi debbano esserlo. In questi 10 anni il microcredito, che è una misura per le piccole e medie imprese, ha distribuito sul territorio regionale 60 milioni di euro a fronte di 5.400 imprese. Sono nati circa 6.500 posti di lavoro, parliamo ovviamente di imprese piccole, ma che costituiscono, come voi sapete molto bene, il 96% dell'architettura industriale della nostra regione. Quindi credo che ancora di più questa misura si conferma idonea in un momento di grandi difficoltà. Il Consiglio di amministrazione di Strada dei Parchi S.p.A., alla luce della perdurante inerzia del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in merito all'approvazione del nuovo piano economico finanziario e considerata l'esigenza di assicurare tariffe sostenibili per l'utenza delle autostrade A24 ed A25, ha deliberato nella seduta odierna la sospensione dell'aumento tariffario di circa il 34%, la cui entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio 2022, differendone l'applicazione al 1° luglio 2022. A renderlo noto, Strada dei Parchi, la decisione, si legge in una nota, è stata assunta per senso di responsabilità. Tale scelta si è resa necessaria a causa degli ingiustificati ritardi da parte del Ministero competente che, dopo 9 anni dall'approvazione della legge 208 del 2012, che ne prevedeva l'aggiornamento, a tutt'oggi non ha dato seguito all'approvazione del nuovo PEF previsto del dettato normativo. Il CDA di Strada dei Parchi esprime una forte preoccupazione per il ritardo nell'avvio dei lavori di messa in sicurezza nelle tratte autostradali, così come previsto dalle citate leggi del 2012. Ed il comandante della provinciale della Guardia, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, colonnello Antonio Caputo, incontrato questa mattina ai giornalisti per il tradizionale brindisi di Natale, ed ha parlato delle operazioni portate a termine nelle ultime settimane. Vediamo. Tempo di bilanci per il comando provinciale della Guardia di Finanza di Pescara. Al termine di un anno intenso e molto proficuo, questa mattina è stato il colonnello Antonio Caputo ad illustrare le attività portate a termine dai militari di Via Cincinnato. È stato un anno importante nonostante le difficoltà legate al Covid. Adesso siamo in una fase, ci auguriamo, di ripresa. Il nostro compito come Polizia Economico-Finanziaria è quello di garantire una ripresa ordinata, una ripresa nel rispetto delle regole. In questo noi siamo accanto alla collettività, accanto alle altre istituzioni per fornire il nostro contributo. Lo abbiamo fatto anche attraverso un piano specifico, il piano Natale Sicuro, che ci ha permesso di sequestrare quasi 100.000 prodotti contraffatti, prodotti non sicuri, prodotti pericolosi, in questo tutelando sia l'economia legale, visto che la contraffazione è un business illegale, ma anche tutelare i clienti, tutelare i cittadini che rischiano di trovarsi tra le mani, ecco, prodotti spesso pericolosi.
Come è cambiato un po' il vostro lavoro in questi due anni, in due anni comunque in cui c'è un'emergenza sanitaria? Diciamo che è cambiato relativamente, nel senso che abbiamo prestato attenzione anche a quelle operazioni che avvengono online, visto che il mercato, diciamo, elettronico ha subito un incremento. Ci siamo naturalmente, come facciamo sempre, adeguati al contesto, adeguati ai nuovi fenomeni criminali. Torniamo a Teramo, dove la Fondazione Tercas e l'Università hanno realizzato insieme un master di primo livello destinato al terzo settore. Si tratta di un percorso di studi destinato a chi opera nelle organizzazioni no profit al fine di migliorare le proprie competenze. Vediamo. Fondazione Tercas e Università degli Studi di Teramo a braccetto nel lanciare un master di primo livello per migliorare le competenze di chi opera nelle organizzazioni del terzo settore. Un master appunto che si rivolge principalmente ai soggetti laureati interessati ad operare nell'ambito di enti del terzo settore e presso enti pubblici e privati che interagiscono con enti no profit. È un ulteriore esempio di collaborazione istituzionale, quindi un ringraziamento sentito alla Fondazione Tercas per un impegno non indifferente a livello economico con queste 20 borse di studio. Ricordo che i percorsi formativi post laurea non sono finanziati dal Ministero, quindi le interazioni con il territorio e con strutture tipo la Fondazione Tercas sono fondamentali, altrimenti questi corsi farebbero fatica poi a decollare. Per questo master la Fondazione Tercas ha deliberato l'erogazione di 20 borse di studio al fine di poter formare professionalità altamente specializzate e consentire alle organizzazioni del terzo settore di competere al meglio per il raggiungimento dei loro obiettivi, come spiega la Presidente Tiziana Di Sante. Abbiamo inteso riservarle agli abitanti appunto della nostra provincia, ma a chi già lavora da tempo negli enti del terzo settore e quindi proprio a dire che questa importanza di rinnovare le proprie competenze sia alla luce della riforma ma anche alla luce delle grandi sfide che ci aspettano nell'ambito del Piano Nazionale di Resilienza e Resistenza, che dedica alla coesione sociale fondi importanti. Questi fondi devono arrivare però sul territorio e ci devono arrivare con delle iniziative che abbiano una ricaduta misurabile, effettiva, e da qui anche l'importanza della valutazione di impatto a breve e lungo termine sul nostro territorio. Le risorse in qualche modo diminuiscono, soprattutto diminuisce la loro distribuzione a pioggia. Ecco perché dobbiamo essere sempre più competitivi nei processi appunto di accreditamento presso i nostri interlocutori europei e nazionali. Il Corpo di Polizia Municipale di Montesilvano, unitamente all'amministrazione comunale, ha presentato nella mattinata di oggi il calendario 2022, l'occasione anche per fare il punto delle attività svolte nell'anno che si sta per chiudere. Vediamo. Dall'anno scorso è ripartita la tradizione, orgogliosissimi perché 27 anni non sono pochi e quindi il calendario va ed è partito, soprattutto anche grazie a delle illustrazioni di un artista di fama internazionale che è Marco D'Agostino. La presentazione del calendario 2022 della Polizia Locale di Montesilvano, nel quale sono raffigurate immagini del lavoro svolto con grande spirito di abnegazione nel quotidiano dagli operatori della sicurezza, è stata l'occasione per fare il punto sulle attività di controllo svolte in questo anno su tutto il territorio di competenza. 25.000 infrazioni al codice della strada, soprattutto grazie all'ausilio del fotored, 250 violazioni per regolamenti comunali, 160 incidenti rilevati, una settantina i fascicoli depositati in procura per indagini, tra cui quella di Via Leopardi, dove sorge il palazzo sgomberato lo scorso luglio. La municipale ha inoltre intensificato i controlli anti-Covid, così come richiesto dal tavolo prefettizio, e dalla prima settimana di dicembre sono stati identificati 1.500 tra utenti, dipendenti e titolari, dove è stata comminata una sola contravvenzione. Ma noi, ti posso dire, io parlo da comandante di una città dove sono nato, vissuto e nella quale faccio questo lavoro da circa 40 anni, quindi io ho un rapporto personale e anche i miei agenti eccellente. Il rapporto con la città è di collaborazione e di vicinanza, è normale, facciamo le contravvenzioni, ma è il focus del nostro lavoro. Un organico però numericamente non adeguato ad una città così grande, sottolinea il sindaco Ottavio De Martino.
Martinis, il quale annuncia come il prossimo anno sarà importantissimo grazie ad un nuovo concorso che porterà all'assunzione di nuovi vigili. La bella notizia è che il 2022 vedrà un concorso che riequilibrerà insomma la necessità, l'esigenza del territorio con quello che appunto è il numero di agenti necessari per assicurare al meglio tutti i servizi. E quindi un 2022 importante, un 2022 che regalerà sicurezza e tanto altro ai cittadini. 70.000 euro l'investimento della ASL Lanciano Chietivasto per una nuova ambulanza tecnologicamente avanzata per il soccorso ordinario e neonatale. Vediamo. Un nuovo mezzo a disposizione della ASL Lanciano Vasto Chieti, nuove possibilità di intervento sempre più veloci sul territorio. Sì, mentre abbiamo inaugurato già un'ambulanza per il soccorso ordinario, questa è un'ambulanza che serve per il trasporto neonatale, che appunto in questa regione Abruzzo viene fatto da Pescara e Chieti a turno, e siccome il mezzo che avevamo ha fatto l'incidente con un cervo tornando dall'Aquila, era urgente sostituirlo, per cui prende servizio oggi che appunto diciamo è stato collaudato e messo su strada, e chiaramente questo per la sicurezza della rete di emergenza sulla neonatologia. Quali sono le caratteristiche di questo mezzo? Allora, intanto è un'ambulanza di tipo A, quindi servirà un'ambulanza di tipo A con medico, e quindi medicalizzabile tranquillamente con tutti i nuovi presidi dell'emergenza. In più ha questa caratteristica di avere la possibilità di diventare neonatale, cioè quindi per il carico della barella specifica per la neonatologia, e anche quindi oltre ad avere l'ossigeno anche l'aria, perché c'è questa doppia funzione. La Camera di Commercio di Chieti Pescara ha presentato oggi i vincitori dei premi Impresa in Rosa Che Storia ed Impresa in Rosa Che Idea. Vediamo. La Camera di Commercio Chieti Pescara ha premiato l'imprenditoria femminile. Questa mattina nella sede dell'ente a Pescara si è svolta la consegna dei premi Impresa in Rosa Che Storia ed Impresa in Rosa Che Idea. Il concorso promosso dal Comitato per l'imprenditoria femminile, giunto alla sua 7ª edizione, premia la storia, l'idea di impresa più innovativa, con un assegno di 1.000 euro per ciascuna attività e la possibilità di poter fruire dei servizi e della consulenza dell'ente. La cerimonia di consegna è stata anche l'occasione per la proiezione di un cortometraggio ispirato alle storie vincitrici delle passate edizioni, scritto e diretto dal giornalista Luca Pagliari, con la colonna sonora del musicista di fama internazionale Mario Stefano Pietro d'Archi. L'imprenditoria femminile sta crescendo e sono convinto che crescerà sempre di più. È il nostro caso qui su Chieti Pescara. Abbiamo avuto la fortuna di avere come presidente del Comitato per l'imprenditoria femminile la dottoressa Ferrone, che è un vulcano di idee e una grande imprenditrice, per cui riesce a fare squadra intorno a sé e a mettere in evidenza anche delle eccellenze come quelle per esempio che andiamo a premiare oggi. L'imprenditoria anche donne, perché le donne sono capaci di fare imprenditoria nella stessa misura in cui lo sanno fare certi uomini e certe donne, perché l'imprenditore è una vocazione, la vocazione ce la può avere sia un maschio che una donna. Sono premi non di grandi valori, sono premi che tendono a incoraggiare l'imprenditoria femminile. Noi abbiamo necessità di diffondere, di contaminare tutto il territorio affinché le imprese capiscano che si possono cimentare in situazioni, in idee, in innovazioni che sono prettamente dell'imprenditoria in genere, e con particolare attenzione a quella delle donne. La storia è la storia di un merletto che racconta di me, racconta di questa vita che è un'avventura, che ha avuto battute d'arresto e di ripartenza. La battuta di arresto grande è stata quella del terremoto, quando diciamo tutto andava secondo un determinato bellissimo corso. C'è stata la seconda battuta d'arresto, quella che abbiamo avuto tutti, e di nuovo una ripartenza legata anche a tanta solidarietà e tanta determinazione. Siamo allo sport, e c'è anche una pista straniera sul fronte trattative per la cessione della Pescara Calcio. Alcune settimane fa il presidente Daniele Sebastiani ha incontrato uomini che rappresentano un fondo inglese. I dettagli nel servizio di Andrea Costantini.
Mentre il Pescara dà segnali di ripresa con le 3 vittorie consecutive, alla vigilia dello scontro diretto di Ancona, resta molto attivo il fronte delle trattative per la cessione societaria, aspetto sul quale lo stesso presidente Daniele Sebastiani ha più volte confermato, anche recentemente, di essere al lavoro per cedere le quote a imprenditori credibili che possano portare avanti il progetto calcistico pescarese. Dagli studi di TV6 a Replay, il manager sportivo Luca Mattioli ha parlato la scorsa settimana di un incontro avuto con il presidente Sebastiani per conto di un gruppo di imprenditori. A guidarlo una persona che già in passato, per anni, è stata nel mondo del calcio italiano, all'interno del quale vorrebbe rientrare, dopo una breve parentesi all'estero di qualche tempo fa. Il colloquio esplorativo tra Mattioli e Sebastiani, nel quale il massimo dirigente biancazzurro ha confermato la volontà di cedere il club, non ha avuto ulteriori sviluppi, anche perché il suddetto pool di imprenditori ora sta chiudendo per l'acquisizione di una società toscana di Serie C. Ma restano altre piste aperte per il Pescara e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, una di queste punta ad un fondo inglese che fa riferimento all'imprenditore italiano Andrea Radrizzani, che dal 2017 è proprietario del Leeds United, prima al 50%, poi al 100%, rilevando la metà restante del pacchetto di quote da Massimo Cellino. Con la sua gestione il Leeds è tornato nel 2020 in Premier League. Nativo di Ronel, milanese 47enne, Radrizzani è anche noto per essere proprietario di Eleven Sport, società che gestisce una piattaforma di diffusione in streaming di eventi sportivi, tra cui da anni il campionato di Serie C. Alcuni mesi fa aveva anche presentato una offerta per acquisire la Salernitana, neopromossa in Serie A, ma, stando a quanto da lui stesso dichiarato, nessuno ha risposto a quella proposta. Alcune settimane fa c'è stato a Parma un incontro tra Sebastiani e persone vicine allo stesso Radrizzani per verificare la possibilità di intavolare una trattativa. E le parti si sono prese un periodo di riflessione che fanno leva anche sulla valutazione delle strutture collaterali all'attività sportiva del club biancazzurro, come l'Ecotel, il Poggio degli Ulivi, senza dimenticare che negli ultimi mesi il Pescara ha ottenuto la gestione degli impianti comunali di Silvi, stadio Ghetto di Febo, e Montesilvano, stadio Mastrangelo e antistadio Cianfarani. È un periodo particolare per il calcio italiano, nel quale anche società di terza serie vengono acquisite da proprietà straniere. L'ultimo caso è quello del Cesena, il cui 60% delle quote è finito alla americana JRL Investment, prospettiva estera che allo stato non si può escludere nel futuro del Pescara. Siamo ora al volley. In A2 arriva finalmente il primo successo in campionato per la Sieco Ortona, che si sblocca e batte in 3-7 Mondovì. In A3 prosegue la spedita marcia dell'Abba Pineto, che supera in 4-7 la coriacea Fano. Il servizio di Sergio Zappalort. La Sieco rompe il digiuno, vince e convince, trascinata non soltanto dalla solita vena di Sant'Angelo e dalla giornata sì di un ritrovato De Paola, ma anche dalla straordinaria performance dell'ultimo arrivato in regia, un super ferrato con 10 punti, 8 dei quali a muro, pazzesco. Il campionato comincia ora per gli ortonesi. Senza grosse apprensioni, a parte la terza frazione vinta e rimonta, l'Abba Pineto con un buon Fano, un successo che conferma la prima piazza alla vigilia del giro di boa col big match a Santo Stefano, a Grottazzolina. Nessuna nuova purtroppo sul fronte attino, ma chiedere un'impresa contro la capolista Brescia sarebbe stato fuori luogo. In B maschile ennesimo KO delle nostre, ma se senza storia è stata la sconfitta interna dell'Alba col Civitanova, il Paglieta ceduto in casa sua nelle immagini al tie-break a un impietoso e fortunato Avellino, conquistando un punto ma rimpiangendone un altro sulla scia del 17-19 al quinto set. In B una femminile consueto cliché di una generosa teatina che parte bene, cresce e vince il set numero 2, sfiora il 2-1 perdendo i vantaggi 25-27, poi crolla sul campo del forte Castelvellino. Peccato, come sempre. In B2, fermato dal Covid delle avversarie, il Cetes Montesilvano, niente invece resta la marcia trionfale di un Teramo al nono sigillo, stavolta 3-0 a Pagliare su 9 gare. Che dire di più della fantastica capolista solitaria? Cedono in casa le cugine pescaresi, niente da fare per la Danunziana dopo un ottimo avvio contro il quotato Bari, scivola il Gada Pescara 3 al tiebreak nelle immagini dopo aver menato le danze fino al 2-1, primo set con rimpianto dal 23-20 al 23 pari, dal 24-23 al 24-26. Momento no, passerà. Domani alle 21 tanti ospiti nell'ultima puntata dell'anno in corso di Pallavolè, da non perdere. Il nostro telegiornale termina qui, io vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Proteramo condotto da Jacopo Forcella, prossime edizioni del nostro telegiornale alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.